Bene, popolo del tubo, benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Kujiro Rap, lo streamer del popolo, e adesso stiamo giocando Nidalee Mid. Se vinco questo game salgo Silver 3, quindi speriamo bene, fate il tifo per me. Come sapete la scalata del popolo continua, in questa scalata sto giocando solo pick scelti dalla chat attraverso punti canale e sub donate, e devo riuscire a scalare e arrivare in gold in questo, con questa situazione, insomma. 30 secondi alla generazione dei minion. Merda. E il flash è andato. Bene, bene, bene. E se non arrivo in gold, io continuo a giocare finché non arrivo gold. Cioè, se finiscono i pick, io semplicemente smetto di giocare su questo account e torno a fare troll pick o la 30 kill challenge. E qua, appena c'è qualcuno che riscatta pick, si continua, capito? A parte che effettivamente rimangono pochi giorni prima della fine dello split, mancano 4 giorni. Quindi mi sa che non ci arriviamo, gold. Forse verranno... Forse succederà qualcosa, faranno un reset dell'elo? Torniamo un attimo indietro in bronzo, cazzo, no! Ho appena visto Mid Nidalee. Cos'è che non va Mid Nidalee? Pensate che una volta, ragazzi, in Season 3 e Season 4 Mid Nidalee era normalissimo. Poi è un'assassina, why not? Non ce la vedo proprio lì da lì con sta voce. Cazzo, è cambiata pure la voce. Incredibile. Giocata pure Faker. Sì, ma quando? Recentemente o tempo fa? È 2013, sì, per questo lo dicevo. Peccato che purtroppo... Ovviamente non è più forte come un tempo Nidalee Mid. Ci sono i minion lì e fanno zack. Ok. Artigli affilati. Ok. Bene! Gank l'abbiamo massacrata easy, dai. Se faccio la Q da melee, tipo quanto danno faccio? 103, ok. Sì, comunque è più efficace in bot perché i nemici sono due, quindi... Magari ce n'è sempre uno che non è davanti ai mini, invece così purtroppo... C'è da dire che ovviamente lei è facile schivare le lance, nel senso si mette davanti i minion, gira intorno ai minion e arrivederci. Ora vado back. E andiamo a prenderci qualcosina. Un nemico è stato ucciso. No, è che... diciamo che una volta i ritmi di gioco erano diversi. E anche lei era diversa. La sua lancia era molto più grande anche. Facciamo questo. Però secondo me così ho troppo poco mana. Un po' di mana servirebbe. Quindi prendo la goccia anche perché voglio spammare la Q. Vediamo. Sì,
si lanciava gli ombrelloni, erano enormi le lance di Nidalee prima. Ho perso un botto di tempo qua allo shop, ho perso 2 minion, vabbè dai, 2 minion non sono troppi. Ok. Adesso che abbiamo un po' più di danno, magari si vede un po' di più la robina. La differenza. Ah, lei già ha il 6, devo stare attento. Lei ha già il 6. Ok. Anch'io la ulti, bene, bene. Non ha più mana. Ok. Guido la tribù da generazione. Ce la potevamo fare se fosse venuto Voli. Però vabbè, sto rubando il blu, va bene lo stesso. Comunque stiamo tenendo Ario. Va bene, va bene. Ecco, la cosa positiva è che quando siamo in forma giaguaro qui non consumiamo mana. Quindi possiamo, diciamo, pushare facilmente le ondate e poi andiamo a bot. Abbiamo anche più movement speed, se non erro. A meno che non sia cambiata la questione. Ok. Via. Mi dispiace, ma io sono venuto fino a qua, almeno prendo qualcosa. 96 per il livello 6. Che me ne frega a me, lo facevi lo stesso, bro. Ok. Passe, sì. Lei mi pinga l'exp, come se io gli avessi rubato l'exp. Prendere i gold, cioè l'exp lo prendi lo stesso. Semplicemente divisa tra 3 persone, 4, anzi, avevamo tutti. Non faceva comunque il 6. Ok, ok. Madonna. Ecco, vedi, questa cosa in season vecchie si prendeva più facilmente. Adesso è troppo sottile sta cazzo di lancia. Infatti io ho smesso di giocare proprio in Nidalee da quando hanno cambiato la grandezza della lancia, perché proprio ero abituato a quell'altra, poi ho iniziato a missarle tutte e ho detto, boh, non è più divertente. Prima era una spell bella. Bene, bene, bene. Sì, abbiamo giocato bene. Lui, giustiziato. Perfetto. Benissimo, benissimo, benissimo. Questa è stata giocata molto bene. Quando ti distrugge, quello lo faceva anche prima. Lo facevi esattamente anche prima.
Qua fa danni in base alla distanza percorsa. Prima invece faceva danni in base alla tua distanza rispetto al target. Quindi facevi la Q e poi saltavi all'indietro. Facevi la Q, saltavi all'indietro con la forma di giaguaro e se colpivi il nemico facevi molto più danno. Infatti adesso fa anche meno danno di prima la Q. Sembra che faccia danno perché dici cazzo, fa effettivamente danno, però non sapete quanto ne faceva in più prima. Ok. Sovrumano. Ti. È iniziata a saltellare in giro questa. Peccato. La sua R è veramente forte perché giustamente io la cercavo di inseguire e lei mi scappava e intanto mi faceva danno con la sua R di merda. Peccato. Troppi saltini. Ariarini. Rallentata non lo so. Mi sembrava lenta anche prima. Anche la Q di Mundo una volta era molto più grossa e l'hanno resa molto più piccola. Non si sa perché hanno fatto questi cambiamenti. Non mi piacciono molto. Un nemico è stato ucciso. L'ordinario non ho capito come fai i danni. È come la W. È come se tu avessi fatto W più volte. 3 volte puoi farlo. I danni più o meno sono quelli. Sì, le prime R e appaiono 3 fiammelle vicino a lei che vanno in automatico sui nemici. Così come la W ha 3 fiammelle che vanno in automatico sui nemici. Perché se missi tutto, cioè la Q e la E, allora almeno hai le altre cose che colpiscono i nemici per forza. Ecco qua, Ari. Non ero pronto al fatto che qualcuno prendesse la mia trappolina. Minchia, instaultato. Direi mi è stato tutto, però... è riuscita comunque a farmi danno solo con la R, praticamente, e la W. Poi alla fine mi ha preso anche con la Q, però aveva già tolto più del 70% di vita soltanto con la R e la W. Pensa che bel campione. Benissimo, benissimo. Porco Dio Op. Dio Cop. Però l'ho giocata molto bene. Ho schivato tutto quello che lui mi ha lanciato. Questo mi viene a rompere il cazzo, so già. Ok, adesso abbiamo il terrore dei Lich. Andiamo molto più veloci. Dio Cop. What is this new meaning? Mannaggia.
Poi in realtà Arimit è anche facile, perché nel senso io la hitto, sa che io dopo le jumpo in testa, quindi mi fa la E semplicemente mentre io sto per arrivare. Pure riuscito a missare anche questo. Ecco, adesso mi fai danni a casa. Un alleato è stato ucciso. Comunque. Ok. La giungla non dorme mai. C'è Ritop, ma non ha la R, quindi non dovrebbe far danni. Farà solo la kill al massimo. Un alleato è Eccola stato qua. Ucciso. È veramente facile schivarla. Però nonostante tutto comunque siamo 3-1 con 107 di farm, non male. È bello, è un buon risultato. Prima sta casa si lamentava che io andavo botta a rubare il farm, adesso sto facendo la stessa cosa. Mentre c'è tipo, boh, fare quella torre? No, è troppo brutto. È vero che Ash slowa e intanto tutti gli altri mi raggiungono, puttana. Che fastidiosa. Cinque gold, ragazzi, dovete pingarli, mannaggia. È lentissima più che altro. Sì, è vero, è lentissima. Forse il problema principale è che è lenta. E quindi c'è una schivabilissima. Anche se una pochi riflessi vede, vabbè, oh, mi sposto. Tipo Ash qui in questo punto, quando l'ha schivata. E io l'ho mirata bene, però poi vabbè, lei basta girarsi. E se volessi fare il predict non puoi farlo, perché tanto è così lenta che nel senso, mi sposto di là. Nice dive VP. Vabbè ragazzi, se siete a fare la ramid, che cazzo vi lamentate? Mandate bot. 1-4 di carry. Tutti sorpresi di Nidalee di mid. Intanto 1-6 top, 1-4 bot. Cioè, io sono 3-2. La melee l'ho giocata bene. Quindi boh. L'ha usato male l'Herald, non ho visto. Si è schiantato, immagino. Penso che ho più possibilità di prendere le persone con le trappoline che piazzo per terra e magari uno passa di lì. È più probabile così, guarda. È il motivo un po' per cui ho smesso di interessarmi a sto champion. O lo giochi giungla. Pure boh. Madossa, Alessandra è bravissima, dai. Come hai fatto? Volevo una kill.
Polivir mi ha seguito stupidamente. Ovviamente i due schifosi non c'erano, eh. 1-6-1-4 erano... Boh. Camminiamo. Sono arrivato adesso. Cosa mi sono persa? Oddio, muoio. Che hit questo è mezzo minuto. Quella di Solissandra in mezzo minuto è stata una bellissima hit. Ok, dai. Cioè, guardate per esempio la W di Kai'Sa. Cioè, è una spell che puoi fare da molto più lontano, eppure la prendo molto di più che la Q di Nidalee. Cioè, c'è qualche problema. Avete presente i miei video dove faccio Kai'Sa lancia missili? Minchia. Si vede da molto prima, eppure riesco a prenderla molto di più. Nel tempo che lo corre. Esatto, la body case è più veloce e più larga, come la vecchia Kudini da lì. Però, vabbè. Chissà perché hanno dovuto cambiarla così. Perché la Riot ha detto, dobbiamo spostare il punto di forza di Nidalee dalla Q al resto del kit. Perché l'unica cosa forte era la Q, che era fortissima. E quindi tutti la giocavano per fare le Q. Che, cioè, chiamali stupidi, era la cosa anche più divertente. Anche quella era mirata bene, lei ci stava andando, era entrata dentro tipo all'hit. Poi è pure riuscita a tornare indietro, capito? Cioè, vabbè, ulti, fermo e mi ammazzo. Sì, se fosse più veloce questa Q sarebbe molto più bella. Adesso ovviamente hanno reso il resto del kit un po' più forte rispetto a prima, e questa cosa compensa il fatto che la Q faccia meno danni e sia più difficile da hittare. Però, cioè, il gameplay non è più soddisfacente come prima. Infatti il pick rate di Nidalee è sceso drasticamente negli anni. Una volta era molto più giocata. Anche perché è un pick che ha un pick, ha un kit pieno di cose. Ok, ti trasformi, fai cose, ogni pochi secondi puoi cambiare forma. È divertente da giocare, però non è divertente che la tua lancia non è più efficace. E l'aereo di Mekai l'hanno migliorata un po', infatti. Un alleato è stato ucciso. Bravi, morite tutti. Niente. Non ho usato tutto, tutto ho usato. No, non... Peccato che non c'era la torre, perché sennò era easy. Non viene giocata molto perché, da quello che ho capito, viene considerata un po' troppo complessa, un po' come Elise. Sì, e anche perché appunto è molto... Cioè, la cosa complessa è semplicemente darla Q, non è il resto. Cioè... Ad esempio, Elise, magari, non lo so, è forte in early game, è quello il problema di Elise. È molto forte in early game e poi boom, perde molto. Mentre Nidalee sarebbe forte anche in late, non è che è super così complessa, il problema è quello.
Quali ruoli hanno più impatto nel game? Mid, jungle e support. Questi tre. Non la DC. Un alleato è stato ucciso. E il top laner meno degli altri, quindi non è che non ne abbia, però meno degli altri. No, ho sbagliato. Beh, questo fa i danni di Dio. Tic. Che domanda, è la stessa dell'altro giorno. Esatto, il top lane impatto solo se stompa, quindi se non è contro un tank. Due tank che si fanno la guerra non hanno un impatto. Possono solo pregare che il loro team sia quello più forte. Vediamo un po'. Sì, avevo capito. Avevo capito che intendessi. Guarda te. Una domanda mai fatta prima. Chissà, ultimamente viene fatta spesso. Però non era una di quelle domande tanto fatte. Non ci credo. Sta Alessandra è bravissima. È morta. Ce l'ha fatta. Gli intrusi lasciano sempre traccia. È popolare perché ogni player dà una versione diversa a seconda del ruolo che gioca. Bene, io sono uno che non ha un ruolo e quindi la mia versione è quella giusta. Perché li gioco tutti i ruoli. E quindi ti dico quelli che hanno più impatto, anche se magari non ne equivalgono con quelli che mi piacciono. Per esempio, un ADC non, secondo me non ti direbbe mai che l'ADC. Un ADC main non ti direbbe mai, tipo, l'ADC è quello più. Che è quello che dà più impatto. Direbbero sempre: no, no, l'ADC è quello che non dà meno impatto. Bla bla. Io non gioco ADC e lo dico lo stesso, ma perché è vero? Però, tipo, un mid laner ti direbbe il jungler. Un jungler magari ti direbbe la bot lane. Ne so. O il mid. Vedi, esatto. Chi gioca un ruolo non dirà mai che il suo ruolo ha impatto. È ormai una cosa così, perché così ha la scusa nel dire, hai visto? Sto perdendo, ma è solo perché il mio ruolo non ha impatto. Capite, ragazzi? Cioè, sono tutte scuse. Quindi, come vedi, è relativo. È relativo al fatto che sono scuse. Io gioco principalmente mid e infatti ritengo che il mid sia quello che ha più impatto sul game. La tua squadra ha distrutto un turno. Non gioco support. Non lo adoro, però riconosco che ha un grande impatto sul game. E te che giochi tutto cosa diresti? Quello che ho detto 2 secondi fa. Ma non è perché io gioco certe cose che dico certe cose, semplicemente perché attivo il cervelletto e ragiono e dico per quali motivi questi ruoli possono avere più impatto di altri. Bravo Darius, vai vai. Darius è proprio un pippone.
Ok. Sì, ma guarda, jungler e mid io li metto sullo stesso piano. Per il semplice fatto che possono andare... Cioè, perché jungler, mid, support? Io dico questi tre, sono quelli che hanno più impatto. Ok? Perché? Perché in tutti e tre hanno la possibilità di muoversi molto dalla lane. Ok? Perché jungler prima di tutto non ha una lane. Quindi può essere ovunque. E questa cosa significa che dai molto impatto. E... stessa cosa la puoi fare in mid, no? Perché? Perché è uguale. Se prendi un mid laner che può rommare parecchio, che ne so, prendi un Talon, ok? I Talon rommano un botto bot lane. Vanno molto in giro. Vanno anche a cercare il jungler nemico, a invadere col proprio jungler. Madonna, questa con 1000 zone veramente non la sopporto più. Non mi ha fatto muovere questa Lissandra, eh. Bravissima. Molto brava. Il mid stessa cosa, può rommare un botto, può dare impatto, può andare in giro, può invadere il jungler nemico col proprio jungler, può dare prio e quindi andare a rommare. Quindi ha molto impatto come ruolo. Dipende sempre dai champion che giochi, eh. Se uno gioca Veigar, gli dico, ha meno impatto sul gioco. Che io tanco. Cioè, 5 persone sotto torre e nessuno aveva colpito i nemici, dai. No, spante minion. E il support stessa cosa, anche il support può andare molto in giro a dare una mano. Quando vedi un support che ne so, è addirittura l'Herald... Hai fatto quindi un buon roaming e dici cazzo. Lo capisci subito che ha impatto una roba del genere. Tornato full vita a forza di curarmi. Fortissima questa è. Mamma mia, distrutta. L'ho presa solo con una Q, finalmente, vedete. Presa con una Q morta. Sì! Bene, bene, bene. Iniziamo a fare bei casini, eh. Siamo entrati nel regno di Nidalee. A questo minuto è molto più forte. Sembro quasi main, non lo gioco mai. Ad esempio un Rakan può dare molto impatto su un game. Ok, detto ciò, allora andiamo a vedere un po' cosa prendere. Tutto dipende anche dall'elo, eh. In elo alto queste cose sono molto più vere rispetto all'elo basso. Ad esempio un Rakan in elo basso fa schifo, perché la gente non sa sfruttare il fatto che lui va in giro. Allora, ci prendiamo anche noi la Zonia? No, mi sa che facciamo la Void Staff che hanno un po' di Magic Resist. Così. Guarda che Lulu e Gianna danno moltissimo impatto. Che cazzo è? È Swain? Lulu e Gianna danno moltissimo impatto. Anzi, gli Enchanter e gli Engager sono quelli che danno più impatto sul game. Però sono quelli più sconsigliati in low elo. Infatti non li consiglio mai, perché in low elo la gente non li sa gestire. Sono forti in elo alto, è lì che danno vero impatto. In elo basso ovviamente sono altre le cose che danno più impatto. Ad esempio un Oxerath dà più impatto in elo basso. È più utile. Perché in elo basso
Vige la legge dei danni. Se fai più danni è meglio. Magnata. No. Io sto curando anche. Minchia quanto li cura. Oh, abbiamo fatto un escape gigante, eh. Che volevi fa? La tua torre è stata distrutta. Nulla. Eccola qua, Nidalimid, ragazzi. I miei compagni non ci credevano, mi flammavano. E invece questa Nidalimid sta facendo il miracolo. Mamma mia, ragazzi! Che roba! Ok, devo dire che a questo minuto è forte Nidalee, è solo in lane magari. Però cazzo così... In fight che la gente non le vede le mie lance e le riesco a prendere tutte è devastante. Ok, così è anche bello, anche divertente. Ok, molto bene, molto bene, molto bene. Continuiamo così. Possiamo prendere anche l'ombrofiamma che shottiamo ancora di più quelli molto low. Oppure la zona per essere un po' più tankosi. Madonna. Che grossi che sono con questa build, molto bene. Confermo, un mio amico che gioca a diamanti mi dice che sono molto bravo con Rakan, che ho sempre i tempi giusti per gli engage e per i controlli. Quando gioco con lui facciamo sempre... Ma se lo gioco per i cazzi miei non riesco mai a fare praticamente nulla. Esatto. È ovvio. Con gente che sa sfruttare le potenzialità di alcuni champion, tu puoi andare, ma non puoi giocarlo in bronzo. È il motivo per cui gente come Darkry, ok? Alla... Se sei forte sali challenge... Hanno giocato in low elo, giungla o altri ruoli che avessero più impatto sul game, ok? Perché magari giocare support giocare dei support come, che ne so, Lulu, ste robe qua non dà lo stesso impatto in low elo. Okay. Mamma mia, l'ho shottata. E ragazzi, una differenza in mid lane, devo dire. Non male questa Nidalee, fu la pickle first strike. Fico et ficata, mi sono divertito molto. All'inizio è stato straziante. Però cavolo, mi sono divertito un botto dopo. Bella. Ok, ne biscammer. Onoriamo Rakan. Non ha intato, ha giocato bene. Ha dato impatto. E argento 3, ce l'abbiamo fatta ragazzi, silver 3. 51.000 danni. Chi è che me lo aveva scritto? Era stato Voli, vabbè, è già uscito di Nidalee mid. Hai visto? Hai visto? Parla poco, parla meno. Bravi. Voglio vedere un attimo il first strike. Quanto mi ha fatto ottenere 900 gold in più. Bene, bene, bene. Beh,
Ragazzi, queste erano le rune, questa era la build. Lindalia P. È stata fica, devo dire. Molto bene, molto bene. Ciao cugino, serata. La live sta per finire.